Destinazione Marocco. Se anche te ami questa destinazione, ti piace questo tipo di itinerario, resta sintonizzato perché oggi parleremo del Marocco, ne parleremo con un'esperta, Paola Maria Rossi, che ha deciso di vivere in Marocco. E lei è italiana e per l'appunto la incontreremo all'interno della rubrica Italiani nel mondo. Ciao! Benvenuto su Travel Time and Talk, sono Pietro e se è la prima volta che mi stai guardando o ascoltando sulla piattaforma podcast, mi occupo di viaggi e turismo a livello internazionale quasi da sempre. E in questo video podcast parliamo di appunto di viaggi esperienziali, di enrichment program, destinazioni remote nel mondo, incontriamo persone da tutto il mondo. Appunto, vorrei invitarti a iscriverti ai nostri canali, sia a YouTube che sulla piattaforma podcast, così per essere aggiornato sui prossimi incontri, sui prossimi talk. E allora, resta sintonizzato, a brevissimo. Cari amici, bentrovati su Travel Time and Talk. Come vi accennavo, siamo in compagnia di una persona molto particolare, devo dire. Benvenuta Paola Maria Rossi. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti, ciao, Grazie, grazie per aver per partecipato. l'accoglienza, Grazie per aver grazie a te per avermi partecipato. invitato, È un grazie per piacere. l'invito. È un piacere. E come vedi, abbiamo questo eco, perché ovviamente al di Sì. là del web che c'è il rimbombo, però, perché tu sei direttamente in Marocco, tu. Spero non dia troppo fastidio, però deve essere evidente che siamo un po' lontani. Adesso lo siamo realmente perché parliamo da due destinazioni completamente diverse. E come vi Certo. accennavo, amici, oggi parliamo di destinazione Marocco, di questa bella terra, sicuramente con Paola Maria che ha una bella storia. Di vita praticamente, tante Assolutamente domande, sì. tante cose. Io direi allora, Paola Maria, ma intanto portaci un pochettino indietro, no? Con le tue passioni, insomma, con quello che è stato un po' la tua vita. Tu sei italiana, insomma, Io sono italiana, parti da qui, dici tutto. e ho vissuto in Italia per 50 anni praticamente. Dopodiché, un giorno ho deciso di venire in Marocco. Il 9 dicembre del 2014 sono arrivata a Tangeri. Wow. Sono sbarcata dal traghetto di Tangeri e ho incominciato la mia vita in Marocco. Wow. Un'esperienza veramente fin da subito incredibile, bellissima. Tra l'altro da Tangeri sono arrivata a Marrakech, quindi con la macchina. Quindi ho attraversato una parte di Marocco vedendo già una cosa incredibile a livello di terreni, di bellezze naturali, di posti di sole, anche se era dicembre, un caldo per me già incredibile. Da Milano, arrivando da Milano. Wow, che grande. Quindi parliamo del 2014 a tutt'oggi, sono ben 7 anni, giusto? Esatto, 7 anni compiuti. Che tu vivi in questa destinazione. E quindi è stato, Esatto. sì, qualche viaggio ha preceduto in Europa, facevi la tua Sì. vita regolare in Italia e poi hai deciso di, così, di fare questo viaggio. E poi lì c'è stato questo amore. A prima vista, è vera questa cosa? Beh, sì, un amore pazzesco che praticamente, me l'avevano detto, guarda che il Marocco strega, e sono rimasta stregata, incatenata a questo paese e senza più la voglia di tornare in Ecco. Italia, senza più la necessità. E questo ti viene naturale dirlo? Questa cosa, probabilmente perché in questi anni hai abbracciato in qualche modo, no? La cultura locale, il luogo, le Certo, persone, molto. gli usi, i costumi, indubbiamente, per cui poi uno fa Sì. delle prende delle naturalmente delle decisioni, giusto? Certo, vabbè, si prendono naturalmente, però cioè, io ho cominciato a muovermi perché non conoscevo, non sapevo e volevo vedere che cosa c'era
al di là di quel pezzettino che avevo conosciuto del Marocco. E poco alla volta mi sono spostata e ho vissuto Marrakesh, poi sono stata nella provincia di Marrakesh, a Tannaud, vicino a Louvre. Dici, da come lo pronunci, si evince che c'è una pronuncia sicuramente marocchina, buona, eccezionale, quindi immagino che tu parli sicuramente la lingua locale. Beh, assolutamente, anche per, cioè, non la parlo perfettamente, perché ovviamente non riesco ancora a parlare benissimo l'arabo, però semplicemente per questione di vita, cioè se io devo andare a prendermi anche solamente qualcosa da mangiare in un negozio, devo saper chiedere qualcosa, devo saper parlare, e quindi ho dovuto anche buttarmi a imparare a parlare l'arabo. È bello quando dici, quando dici ho dovuto buttarmi, nel senso che così naturalmente ti sei trovata lì a camminare in strada, a comprare il pane o qualche altra cosa, un altro negozio, e volevi far da te, avevi necessità di comunicare. Eh beh, certo, per forza, ma essendo da sola, non potendo contare su nessuno, io vabbè, ho studiato l'inglese quando andavo alle medie, però non l'ho mai usato, quindi non è che potevo dire neanche parlavo inglese, cioè non sapevo come, sono arrivata tante volte per farmi capire, a portarmi dietro carta e penna e fare magari il disegno di quello che volevo. Pensa, sì, dovevo... sì, senza barriere, ogni mezzo è stato utile per te per comunicare, ma mi viene spontaneo chiederti, chiaramente sei stata apprezzata in questo senso, no? Dalle persone del paese, del luogo. Molto, molto. Io devo dire che veramente qua ho avuto un'accoglienza incredibile, veramente. Non mi sono mai sentita a disagio, non mi sono mai sentita diversa da loro, anzi, se posso usare anche dire questa cosa, mi sono sentita anche un po' una regina in certi casi, per come, per il rispetto che portavano le persone che vivevano intorno a me, che mi portano le persone, perché ancora oggi è questo, cioè loro riconoscono in me la persona europea e mi portano rispetto, anche se io invece mi giudico una di loro. Non mi giudico assolutamente una regina o un'europea, mi giudico una di loro. Quindi mi piace è stato immediato per quanto ti riguarda, cioè questo entrare dentro la comunità è stato sin dal tuo primo viaggio. Sai, ti dico questo perché non è proprio usuale. Io sono un viaggiatore, sono tanti anni che viaggio per il mondo e chiaramente non è semplice subitissimo entrare in quella realtà. No. Lì deve veramente la tua emozione deve veramente andare a combinarsi, no? Con quella lì, con l'emozione del posto. Sicuramente ma mi riferisco ti giuro che non ho fatto nessuna fatica, non ho fatto nessuna fatica, anche perché allora, fin dal primo momento che sono arrivata in Marocco, guardandomi intorno, quando arrivi nelle città, nei paesi, comunque vedi una vita assolutamente differente. Io dicevo, è una vita stile anni 60-70, però con un lusso sfrenato degli anni 2000. Ecco. Perché, cioè, come vedi la persona che appunto è vestita magari con gilaba, che va in giro con l'asinello, che fa questo, questo, vedi anche la persona. Non è difficile qua a Marrakech vederti la persona che ti arriva con la Ferrari, Ok. magari che, cioè, passi da un'estremità all'altra in un batter d'occhio. Ho Anche capito. semplicemente quando sei nella Medina di Marrakech, cioè, ti porta in un attimo ad arrivare nella città lussuosa, nella città, nella strada lussuosa, con negozi, con cose di questo che non ci sono neanche a Milano ancora un po', Oh, per sì, dire. chiaramente fai questo paragone per anche dare un segnale, no? Di novità,
di aspetti contemporanei, sì, che vanno seguiti. Di, ma quello che magari non... tante persone, di quello che magari tante persone non conoscono e non si aspettano. Certo. Ma certo, ma da questa prospettiva la tua testimonianza è molto interessante, perché ovviamente sette Grazie. Anni sono tanti, sono pochi, ma sono tanti, sì, no? Diciamo, certo. Immagino poi mettere il piede lì e decidere naturalmente di continuare a fare i passi. E quindi tu, allora... Incuriosita. Esatto, il primo approccio è stato con Marrakech, lì poi sì, dici altri paesi che man mano hai conosciuto. Beh, da Marrakech mi sono trasferita a Tarnaout, che resta nella Valle Aurica, un posto fantastico nella periferia di Marrakech. Poi da Aurica mi sono trasferita dall'altra parte, a Taroudant, che Wow. resta vicino ad Agadir. Ok. Da Taroudant sono andata a Casablanca. Sì. Casablanca ho fatto, da Casablanca sono andata a Tangeri, sono ritornata a Tangeri. Bene, bene. Tangeri, poi sono andata a, aiuto, 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 mi dimentico No, ma anche certo, i paesi. Mi immagino dimentico anche perché... questo. Comunque sono tornata sempre sulla costa atlantica da Tangeri e poi dopo sono tornata ancora da Zilal, che è un paese ai piedi dell'Alto Atlante, e poi sono ritornata qua a Marrakech, prima a Tamsloft, un altro paese in un'altra parte della provincia Ripeti il di nome, Marrakech. ripeti il nome. Tamsloft. Tamsloft, sembra quasi tedesco. Sì, un Bellissimo. bellissimo paesino qui nella periferia di Marrakech, bello veramente. Senti, E e poi quindi dopo sono ritornata a Marrakech città. in tutti questi giri che hai fatto, ovviamente poi la tua base oggi è Marrakech, giusto? Sei Esatto, rimpiantata stabile, esatto. poi ci dirai cosa fai. Io già ho sbirciato, mi interessava anche ospitarti perché è qualcosa che ha a che fare con il viaggio comunque, quindi è interessante, e ci dici anche quello che facevi prima, no? Quando eri in Italia. E dunque, in tutto questo girovagare che hai fatto, questi paesini, perché mi pare di capire che hai fatto la grande città, metropoli, hai visto anche l'entroterra, no? Anche a Fez, adesso che mi ricordo, ho abitato anche Ok. a Fez. Che si trova? Fez, beh, nel centro praticamente, quasi nel centro ovest, no, centro est, scusa. Perfetto. E in tutto questo girovagare, ecco, quanto hai trovato hai associato tra un posto e l'altro? C'è qualcosa che si differenzia tantissimo, a parte quello che mi dicevi prima del divario, no? Di ricchezza magari, ma parlando più in generale, tra un paesino e l'altro, in mezzo a qualche città, insomma, metropoli, c'è tanta differenza? O cosa puoi dirmi a riguardo, secondo te, quello che pensi? Beh, c'è differenza, Cioè, più la ma domanda è non c'è una piuttosto differenza. quali sono le differenze? È chiaro, ci sono, no? Ma le sfumature più che altro, che sfumature hai colto? A dirti la verità, non c'è una differenza abissale come può esserci, per esempio, in Italia se si pensa al nord e al sud. Ok. Una differenza abissale di vita in questo senso non c'è. Diciamo che siamo bene o male nello stesso stile di vita. La differenza che vedi è dalla città alla periferia, Ok. quello sì, c'è una grossa differenza di vita in questa, una differenza, perché non è grossa la È chiaro. differenza comunque, non è, non c'è un, non vedi un divario abissale, differenza di vita tra una località e l'altra, o tra una città e una periferia. Non è abissale, però è chiaro, i punti centrali mantengono chiaramente un filtro, Beh, no? Con il hanno mondo. magari un certo ordine in più, sono un pochettino magari più europeizzate, Ok, diciamo così, certo. mentre invece le piccole città di periferia sono le classiche città marocchine, con il classico tipo di case marocchine. Ti chiedevo questo perché personalmente mi ero limitato a Casablanca, Marrakech, e quindi non ero riuscito ad andare
ancora più in là negli anni precedenti, ma non si può dire mai. Ti aspetto presto, allora. Perché no? Poi ne parleremo. E, da questa prospettiva, quindi, che ne pensi, no? Rispetto al fatto di live like a local, vivere come un locale, quindi che secondo me veramente tu calzi proprio in pieno, no? C'entri in pieno. È stata un'esperienza stupenda, un po' anche perché mi sono sentita ritornare anche quella bambina che era in quel di Milano. Sì, quella che ero qualche giorno fa in quel di Milano. È totalmente un altro stile di vita, veramente. È quello stile di vita degli anni 60-70, appunto, che vivevo io da bambina. E mi sono trovata di punto in bianco a rivivere ancora quello. Cioè, rivedo i bambini giocare con delle cose minime, non coi giochi. Con i videogiochi o con cose assurde, ma con semplicemente anche dei giochi con la terra, con pezzi di legno, con pezzi di plastica, si creano. Una volta ho visto dei bambini che giocavano come se fosse con lo slittino, con un pezzo di quei bidoni in plastica. Avevano rotto un bidone di quelli in plastica, preso il pezzo di bidone e praticamente uno si metteva sul pezzo di bidone e quell'altro con la corda lo tirava, e allora facevano lo slittino col pezzo di bidone. Certo, cioè, i ricordi di un passato anche nostro da queste parti, insomma, quando ci si divertiva con poco, diciamo. Ancora esiste questo aspetto, quindi c'è un passaggio lento, no? Quindi dalla prospettiva esperienziale, da una prospettiva slow travel, sicuramente tu hai iniziato poi a prendere quei passi, no? Perché sei andata pian piano dentro, e anche probabilmente in quelle province che mi dicevi avrai toccato con mano ancora queste tipologie, no? di situazioni quotidiane, soprattutto. Sì, sì, anche perché, vabbè, sono anche due popoli differenti, sì. Sia nella città che nel paesino, perché nella città tu trovi i marocchini, okay. Mentre invece nel paese trovi i berberi. Okay. I berberi, okay. sono i primi abitanti del Marocco, ma vengono considerati provinciali, però. Ho capito, sì, sì. Quindi, però berberi che sono veramente, secondo me, sono un popolo fantastico con un cuore incredibile. Quindi hai fatto delle esperienze anche con i berberi, sì, assolutamente. Nei loro villaggi. Sì. E sì, quello sì. È stato, secondo me, molto molto esperienziale questo passaggio. Molto, 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 molto bello, soprattutto anche perché conoscere queste persone è veramente fantastico. Cioè, non hai bisogno di chiedere niente, ti danno tutto. E quindi le tue prime abitazioni in queste aree berbere come sono state? No, dei normali appartamenti. Degli appartamentini, cioè non sono appartamentini lussuosi, sono appartamenti normali, fatti con le cose necessarie. Okay. No, però tranquillamente, cioè, quelle case di terra. Ecco, sì, sì, complimenti comunque, questa grande forza, sicuramente, perché tutti si staranno chiedendo, sì, ma ho capito, ma Paola Maria, perché il Marocco? Che facevi in Italia? E cosa fai adesso? Ecco, allora, questa è una domanda, sicuramente, come dire, una domanda che ne incastra altre due, tre, quattro, no? Allora, ce ne riesci a fare... Forse un'infinità ne incastra, perché vabbè, in Italia lavoravo nel commercio, ho lavorato nel commercio, avevo un negozio, e chiuso il negozio, chiusa anche un'esperienza di vita familiare, ok? E mi sono trasferita Marocco è stato un puntino, un desiderio. Sono venuta in Marocco e, ok, mi sono trovata in questo mondo fantastico e ho incominciato a viaggiare, ho incominciato a vedere, a fotografare, postare foto in Facebook, a ricevere commenti da parte degli amici, delle foto, di questo. Da lì è stata proprio una cosa,
come un vortice che mi ha tirato all'interno e mi ha fatto nascere la passione dei viaggi, di spiegare i viaggi, di parlare di viaggi e di creare viaggi per le persone. E diciamolo allora, ecco, come dire, calza a pennello questo mio invito con te, perché ovviamente, come tu sai, Travel Time and Talk, personalmente, oltre a viaggiare, ma comunico viaggi, parlo di viaggi, e un network che viaggia e che sono anche professionisti, cari amici Paola Maria, oggi, dopo tutti questi anni, rappresenta Viaggio Organizzati Marocco, praticamente. Quindi hai avviato negli anni una tua, diciamo, competenza locale, ovviamente, e ci credo. Sì, vabbè, insomma, prima ho iniziato a lavorare, non è che ho iniziato così di punto in bianco, anni, vabbè, la mia esperienza mi ha portato a conoscere magari anche delle agenzie viaggi marocchine, che mi hanno tenuto con loro, mi hanno fatto lavorare con loro. Perfetto. Da lì è nata anche l'esperienza, appunto, di creare questi tour, di poter realizzare questi tour, come venivano realizzati questi tour. Da lì è nata poi la mia attività. Mi sono detta, perché no? Mi butto anche in questo, perché no? Certo. Mi sta dando veramente molte soddisfazioni. Anche stamattina ho appena finito di parlare con un gruppo che è in attesa della liberatoria per poter venire in Marocco. Salutiamoli perché ci ascolteranno, certo. Li saluto molto caramente e non vedo l'ora di abbracciarli. Esattamente, che bello. Sto aspettando veramente con ansia. Complimenti, intanto guarda, mi viene proprio naturalmente, spontaneamente, lo sai quanto ci tenevo a fare questo talk con te, appena ho sbirciato, mi sono comunicato con te, insomma, questo desiderio, perché chiaramente, sai, io in questo podcast ho inserito una rubrica che è appunto dedicata agli italiani nel mondo, e quindi tu, ecco, da questa prospettiva mi faceva veramente piacere capire una storia. Di quelli. Una italiana nel mondo che a cui piace dire che è un extra marocchina. È bene questo. È questo che mi sento. Sentiamo sempre dire extra comunitario, e tu a questo punto. Esattamente. Questa... Io sono un'extra marocchina e me ne vanto. Un'extra marocchina e te ne vanti. Sì, è evidentemente un'esperienza bella di accoglienza, no? Sei stata accolta bene, hai fatto sicuramente anche la tua parte, no? Ci sono stati dei momenti difficili, non è che è stato tutto rose e fiori, sicuramente, non è che posso dire che da che sono sbarcata dal traghetto ad oggi solo cose belle, no, ho vissuto come succede, però diciamo che le cose belle superano sicuramente le cose brutte di gran lunga. Sicuramente vedendo la tua energia, la tua positività, sicuramente la parola c'entra, ma veramente oggi vorrei parlare di uscire fuori, no, da certe situazioni che ci hanno afflitto, no, per un po' di mesi, però vedendoti propositiva, ecco, che hai fatto diverse cose, sicuramente il momento precedente, questi 2 anni, li avrai comunque cavalcati sempre con questa energia, e oggi vedo che in qualche modo raccogli anche dei frutti. Io ti vedo postare, infatti vedo che comunichi come ambasciatrice del Marocco, quindi questo è molto bello, perché, e tra l'altro mi viene subito da chiederti, per chi ci ascolta o ci vede, ci dici anche un sito internet, evidentemente anche i tuoi social, come è possibile comunicare con te per chi ama il Marocco? Beh, non è difficilissimo, assolutamente, basta ricordarsi appunto dei viaggi organizzati in Marocco. Tutto unito, senza puntini, senza niente, viaggioorganizzatoinmarocco.com è il mio sito, e lì potete scoprire, ovviamente ci sono tutte le varie possibilità per arrivare ai miei account nei vari social, potrete scoprire quello che è il Marocco già tramite il sito, quello che è perlomeno la mia maniera di lavorare. Io poi, tra l'altro, non lavoro da sola assolutamente, nel senso che non è che ho personale a mio servizio, assolutamente, ma ho degli ottimi collaboratori che sono
dei grandi amici tra le guide turistiche qua in Marocco e che gli ambasciatori ufficiali del Marocco per il mondo e poi ho amici anche driver, cioè autisti, quelli che appunto portano i pulmini o le auto con le persone. Beh, chiaramente hai fortificato una relazione con gli operatori, ovviamente, del luogo. Certo. E quindi anche perché ne necessitavo perché ovvio. Cioè, cioè conoscere loro è la maniera migliore per poter lavorare sicuramente bene. E anche perché in sicurezza soprattutto, certo, in questo periodo. In ecco, tra cioè, io posso fare da tramite, ed è appunto la funzione della mia attività, fare da tramite tra una persona che arriva dall'estero e non conosce il Marocco in nessuna cosa e chi gli offre invece è chiaro, tutto quello che può essere. Ogni sorta di attività, di arricchimento culturale, storico, anche di svago. Senti, giusto una domanda dal punto di vista, no, si parla tantissimo, soprattutto in questo periodo, della sostenibilità, no? Insomma, e quindi l'attenzione, in questo momento preciso, cosa puoi dirci del Marocco? Dico tanta bellezza, indubbiamente, la terra, no? Paesaggi, deserti che veramente fanno sognare. C'è di tutto qua, c'è di tutto, dalla neve al deserto. La che salvaguardia dire. Di tutto questo, insomma, chiaramente, soprattutto adesso, è ancora più accentuata. Sì, sì, no, per quello sì, c'è molta attenzione dovuta a questo momento un po' catastrofico, diciamo così, però ha fatto riscoprire un pochettino anche la cura per le persone e per l'ambiente. Bello che hai detto, per le persone. Brava che ci ha detto questa cosa, perché sì, evidentemente anche il Marocco considera il turista prima come persona e poi come beh, turista. Assolutamente, assolutamente. Anzi, il turista non lo so come dire, cioè, viene portato così, okay, realmente da tutti i marocchini, cioè solo che vedono che sei un turista, infatti loro, cioè, con me hanno questa forma di rispetto, non perché sono io, ma perché mi vedono europea, turista, pensano che sono turista magari in un primo momento, allora mi devono portare rispetto tutto. Esiste, no, questa, dopo proseguo. Esiste questa caratteristica in loro che sì, qualsiasi cosa sì, tu sì, possa sì, fare sul luogo, che ti sei integrata o meno, comunque resta sempre questa loro opinione, sempre questo pensiero di sei rispetto. Sei considerata molto. Bene, bene, ci fa piacere sentire questo. Un piatto che hai imparato che ti piace, a cucinare. Insomma, ecco, qualcosa che che ho imparato a cucinare anche, beh, perché lo cucino, se una cucino persona tante viene in cose. Marocco, la prima cosa che deve andare a mangiarsi di locale, qual è? Dipende da dove arriva, perché allora, diciamo, ogni città ha il suo piatto tipico. Diciamo no, che beh. Un italiano che viene lì e che un turista italiano che va in vacanza in Marocco, che è a digiuno proprio di cosa possa significare Marocco. Secondo se te, arriva a Marrakesh, se arriva a Marrakesh, io lo porterei immediatamente a mangiarsi una tangia, perché una carne come la tangia, ti giuro che non l'ho mai mangiata prima. Wow! Buona di sapore e di masticabilità, tenerissima, che ti toglie in bocca, ma mi stai facendo è una cosa fame, che voglio la tangia. vieni che te la faccio assaggiare la tangia, perché veramente è un piatto incredibile. Ok, da mangiare. Sì, un primo approccio. Un piatto che ti racconta una piccola storia della tangia. Certo. È un piatto che viene cotto, veniva cotto nel passato, ma in alcuni casi ancora oggi, veniva cucinato soprattutto dagli uomini, tanto per incominciare.
ma è una, praticamente è una ciotola di terracotta, non è il classico tagine, ma come una ciotola, un'anfora di terracotta che viene messa nella brace e viene cotta nelle brace delle hammam, dove fanno le saune poi, no? Per mantenere calda l'acqua usano il fuoco e nella brace di cosa e viene deve essere tenuta dentro per 24 ore. Cioè, ti rendi conto quando la tiri fuori, che la mangi, che la versi nel piatto e senti quel profumo, che cosa non deve essere? Ma cioè, è una cosa veramente fantastica quella carne. Suppongo che questa chiaramente tipologia, no, di preparazione, di cucinare, ovviamente si associa un pochettino a dei paesi arabi, diciamo, relativamente a quello che è un deserto, no? Anche dove magari in un passaggio esperienziale nel deserto tosti per un pranzo, una cena, mangiando, degustando pietanze che sono state cucinate anche in questo modo, no? Quindi nel Sahara ci sono dei posti dove cucinano ancora proprio con la sabbia, esatto. Con le pietre e con la sabbia cucinano. Ecco, fanno scaldare queste pietre e poi dopo mettono sopra il mangiare a far cuocere, oppure mettono ancora le pentole sulla brace proprio a cucinare. È chiaro che mi viene naturale parlare di questo perché parlo del Marocco, deserti e quindi quelle soste che fai dopo essere stato, no, su di un cammello, su di un idromedario, è un'esperienza davvero unica dal punto di vista sostenibile. Unica davvero, e dobbiamo essere ecologisti, esatto. Parliamo di idromedari. Esatto, esatto. Nel deserto, ti giuro che mi stanno per incominciare a venire i brividi solo all'idea, del deserto, del Sahara, la cosa più bella è sia il tramonto che l'alba. Cioè, quando tu vedi il sole che si va a nascondere dietro le dune di sabbia e incomincia a scurirsi il cielo, poi quando il cielo diventa proprio nero, 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 allora incominciano a spuntare una a una tutte le stelle. E tu vedi quelle stelle così vicine che ti sembrano delle lucciole che vorresti quasi toccarle con il dito. Cioè, vorresti prenderle. Sì, no, ma anche solo toccarle col dito, cioè, e allora, è una domanda, la domanda, visto che ti verrebbe questo di fare, ma allora in quei momenti, in quegli istanti, quanto ti senti grande o quanto ti senti piccolo? Tanto piccola, veramente, ancora cioè tante volte faccio fatica a vedermi poi nella realtà, perché mi sento ancora come quella bambina, quando scopro delle cose, quando vedo i bambini giocare per strada, quando... cioè veramente tante volte faccio fatica a vedermi poi che sono invece questa, sono più quella. Lì c'è nel Paese delle Meraviglie, possiamo dire che sono un po' così, nella Città Rossa. Nella Città Rossa. Dunque abbiamo detto la pietanza, mi hai accennato questo aspetto molto bello del deserto. Il tagine, sì. Il tagine bisogna mangiarlo comunque. Cioè, ma quello anche il food street, okay, cioè fare, okay. Mangiare di strada così. Trovi tantissimi ristoranti sulla strada con questi tagine, che ti attirano con quella striscia di profumo da lontano e fin tanto che non ti aprono il coperchio del tagine ti mostrano quello che c'è all'interno del tagine, quelle verdure con carne. E quindi chiaramente è una cosa veramente... Chiaramente è un approccio culturale quello, perché capisci proprio quello che è la persona del luogo come dire, a collocarsi, no? in un discorso anche culinario di tradizione. E dunque anche certo. Bello poter vivere la persona del luogo che prepara quel tipo di pietanza o meno. Poi chiaramente tutte le dal punto di vista storico, poi la città ovviamente ti offre un patrimonio cittadino
che va comunque apprezzato, che va chiaramente, ti avvicina al tipo di cultura anche dal punto di vista religioso, e certo, quindi riesci ad abbracciare diversi aspetti culturali. Culturali e multireligiosi, perché non dobbiamo dire che il Marocco è solo un paese islamico, solo un paese musulmano. In Marocco convivono tranquillamente tre tipi di religione. C'è la religione musulmana, c'era la religione ebraica, c'era la religione cattolica. Ci sono chiese, ci sono sinagoghe, ci sono moschee, e convivono tutti tranquillamente. Ecco, no, hai notato questa cosa? Sei una testimone. Assolutamente sì. Fatto. Assolutamente sì, comunque il pieno rispetto di quella che è la tua idea, cioè il pieno rispetto nel senso che non ho mai visto, cioè allora una persona musulmana dovrebbe andare in giro con velo, con abito lungo, con ci sono le musulmane che viaggiano con abito e velo eccetera, ci sono le musulmane comunque che viaggiano in blue jeans. Cioè, non è detto che c'è per forza uno stigma di persona, cioè un'idea di quella persona basta. No, cioè, e c'è la piena libertà. Non è che quella persona che usa i blue jeans, marocchina intendo, musulmana che usa i blue jeans, viene guardata in qualche maniera strana. Assolutamente no. Comunque, se vogliamo, noi parliamo comunque del Marocco, che da sempre si è un attimo inserito in un discorso leggermente diverso, no? Rispetto ad altre realtà geografiche, certo, molto più radicate, diciamo, in un pensiero anche religioso. Se vuoi. Beh, forse perché il Marocco comunque è sempre stato fin dall'inizio della storia, cioè perché è una cosa che proviene da secoli, sì. Cioè la religione ebraica è sempre stata comunque tenuta qua in Marocco, non è che è appena successo. Ci dici qualche cosina, qualche accenno della gioventù, dei giovani del luogo? I giovani sono molto curiosi comunque, e anche loro, cioè, per esempio, fin da anche i bambini che vanno a scuola comunque studiano il francese fin dalle elementari, cioè loro vogliono sperimentare il loro francese, anche il bambino piccolo, e quando vedono me per strada, "Bonjour madame", e si buttano con il loro francese, perché vogliono parlare il francese. Ma perciò ti ho fatto questa domanda, ti ho fatto questa domanda perché mi è capitato in passato, per esempio, in alcune città, in particolare ad Alessandria d'Egitto, per dirti, dove sul lungomare di Alessandria d'Egitto c'è una miriade di teenager, ragazzi, anche diciottenni, che veramente non vedono l'ora di andare ad affacciarsi al mondo. C'è questa... Allora, se parli di questo, sì, perché tutti vorrebbero, hanno quella cosa dell'Italia. Cioè, quando scoprono che io sono italiana, l'Italia, come se fosse che si viene dalla Luna. Ho capito. E sì, vorrebbero sì. Tutti, oh, bella l'Italia, ma... Beh, insomma... Sognano, effettivamente sognano anche qua i giovani di poter andare in Europa perlomeno, in Italia. Certo, sicuramente. Sognano anche perché probabilmente a livello lavorativo avrebbero poi modo di poter mettere a frutto magari anche quello per cui stanno studiando. Sì, certo, certamente. Senti, ho giusto un'altra domanda, veramente ci sarebbe tantissimo da dire. Che consigli ti senti di dare a chiunque voglia approcciare, diciamo, al Marocco in diverse forme, sia turisticamente, sia come fatto personale, di vita, insomma, ecco, seguendo anche un po' una tua esperienza? A chi non conosce il Marocco e vuole venire a visitare il Marocco, io suggerisco comunque di fare un viaggio accompagnato come prima esperienza, non peraltro, non pensando solamente a proporre il mio lavoro, ovviamente, ma proprio perché
si rischia andando magari in solitaria, tanti viaggiatori vogliono venire in solitaria, ma si rischia di perdere magari, di gustare dei piccoli particolari che tante volte passano inosservati. Sì, certo. Soprattutto se uno vuole conoscere Marocco, io se lo vuole conoscere bene, io sconsiglio il viaggio breve, cioè la settimana, e in una settimana pretendere di fare il tour, magari di andare a toccare tantissime città, per approfittarne per vedere tante cose, perché non vede niente. Non vede niente realmente. Cioè io direi è di scoprire il Marocco pezzo per pezzo, non tutto in una volta, non volerlo scoprire tutto in una volta, perché è limitativo veramente fare il tour e toccare tante città in una volta sola. In una settimana toccare 3-4 città è limitativo. Come per esempio andare a fare il classico viaggio, il viaggio nel Sahara e dormirci una notte sola, è un peccato perché è troppo bello da vivere quel posto. E secondo me bisognerebbe dedicare almeno 2-3 giorni al Sahara. Certo, ma è chiaro che, cara Paola, tu porti, e mi pare di capire che anche questo è il tuo approccio con eventuali, diciamo, persone interessate, no, al Marocco, che possano comunicare. Certo. Porti chiaramente una tua esperienza, sia di vita, ma anche proprio dal punto di vista culturale, quanto più possa essere, no, e al di là del fatto che una persona magari possa avere a disposizione una settimana, sai, un po' com'è, ma è un altro discorso, ma ci sono anche tantissime persone che hanno possibilità di poter viaggiare oltre, e quindi mi certo. È giusto che tu hai questo modo di comunicare, di approcciare, di condividere un'esperienza, sì, sulla base della tua, sì, esperienza, perché è lì, sì, che poi alla fine vedi. Perché mi piacerebbe che tutti potessero vivere quello che ho vissuto anch'io, magari, o magari anche di meglio, sì, nello stesso posto in cui ho vissuto io. Certo, una buona base, è, come dire, sembra banale, ma veramente andiamo poi a focalizzare, no? Andiamo poi come nell'imbuto, no? Alla fine a parlare di questa modalità di viaggio, quindi sicuramente ho avuto molto piacere di comunicare con te e di aver toccato anche, grazie, dal punto di vista per me, esperienziale, diciamo, no, questa destinazione del Marocco. Senti, cara Paola Maria, quando ci sono due nomi non so mai come chiamare, se col primo col no, secondo, fai pure anche solo Paola. Anche solo, ma hai anche un terzo nome, un nome locale a questo punto, ce l'hai, te l'hanno dato? No. No, me l'avevano proposto di cambiare, perché io sono musulmana, io già, ma già quando ero in Italia, comunque, okay, dal 2007, okay, dal 2007, e mi avevano detto che avrei dovuto cambiare il mio nome. Non l'ho mai voluto fare per un rispetto nei confronti dei miei genitori, certo, perché loro hanno deciso fin da prima che nascessi, ma prima ancora di organizzarmi. Loro avevano deciso che avrebbero voluto una bambina che si chiamasse Paola. Quindi non potevo tradire i miei genitori in questo e cambiarmi il nome. Beh, certo, sicuramente. Non l'ho mai voluto cambiare. Sicuramente. Ci hai fatto un attimino viaggiare in questa bella destinazione, in questa bella terra. Cari amici, mi raccomando, se siete interessati al Marocco, che se avete intenzione di andare a viaggiare da quelle parti, sicuramente sono certo che con Paola potreste avere qualche dettaglio in più, qualche certo, ma anche qualche semplice consiglio, qualche anche consiglio per qualche semplice consiglio, certo. Chi è sul posto, no? Che ci fa piacere, a proposito di quella, certo, sfumatura. Mi piace, l'ho fatto anche spesso okay, con altri amici, di entrare in contatto magari tramite i social, così, e approfondire la nostra conoscenza in WhatsApp magari, e ho dato la possibilità, cioè gli ho detto, ma quando vieni in Marocco tu comunque tieni il mio numero, per qualunque cosa chiamami. Qualsiasi, non erano assolutamente dei clienti, erano semplicemente degli amici. Ebbene, questo è qualcosa che è bello da parte tua, perché non ne fai solamente una questione di business, non ne fai solo una questione, no, assolutamente, ma
spontaneamente, istintivamente ti va di aiutare una persona che... Certo, perché no? Cioè dare un punto di riferimento a delle persone che non sono mai venute in Marocco e comunque si trovano in un momento che non sanno più se andare a destra o a sinistra. Però ti è rimasto questo ti è rimasto? Sì, ma devo dirti che da dove provengo io mi è rimasto anche il pota. Ah, pota! Perché tu vieni da quella parte milanese, pota! Esatto, pota, si dice anche il pota. Ma ti è capitato di dirlo anche ai locali, in qualche così, a qualche amico che ti chiede qualche cosa? Prendendoci in giro magari con qualche amico il marocchino che magari è venuto in Italia e lui magari è stato delle parti bergamasche o bresciane e allora mi dice e lui il marocchino che me lo ricorda a me. Molto bello, molto bello. Allora, cari amici, voglio ricordare viaggio qui. Viaggi organizzati in Marocco. È plurale perché non uno, tanti viaggi. E quindi sarà un piacere sicuramente. Però Paolo, anche te, come faccio con ogni ospite in questo podcast, avrei piacere di chiuderlo con uno slogan che io è il mio hashtag praticamente, always action with passion. Lo diciamo insieme al mio tre, poi salutiamo tutti quanti, ok? Al mio tre, 1, 2, 3. Always action, with the passion. Yeah! Con passione per tutti quanti. Grazie mille Paola, un saluto a tutta la comunità, un abbraccio forte, ci saluti nella lingua locale, ci saluti in marocchino. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ciao, grazie. Ciao. Ciao.